Buongiorno a tutti gli amici della Biblioteca Universitaria di Genova, a tutti coloro che vorranno partecipare a questo video incontro su Facebook, su YouTube, arrivandoci dal link presente sul sito della Biblioteca Universitaria, dove nel frattempo, in questo periodo di chiusura forzata, sono pubblicati i materiali, i libri, le riproduzioni della nostra biblioteca. Come promesso, ci dedicheremo all'infinito di Giacomo Leopardi. Dopo il passero solitario, i canti proseguono con questo capolavoro. È la poesia forse più nota della letteratura italiana, fra le più ricordate. E Leopardi ci torna su nel 1821, d'estate, a luglio. Nel suo Zibaldone, e ci presenta una situazione molto interessante anche dal nostro punto di vista, diciamo, che stiamo vivendo. Alle volte l'anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio dell'infinito, perché allora in luogo della vista lavora l'immaginazione e il fantastico sottentra al reale. L'anima si immagina quello che non vede, che quell'albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario e si figura cose che non potrebbe se la sua vista si estendesse dappertutto, perché il reale escluderebbe l'immaginario. Quindi il piacere che io provavo sempre da fanciullo e anche ora nel vedere il cielo attraverso una finestra, una porta, una casa passatoia, come si dice. E quindi sì, è un invito a sfruttare la reclusione del nostro sguardo, la limitazione del nostro guardo, come il termine usato nell'infinito da Leopardi. Sono 200 anni che è stata scritta questa poesia, eppure ci torna sempre in mente, è una di quelle che si ricordano di più dopo gli obblighi scolastici. È stata scritta nell'autunno del 1819 a Recanati, è stata pubblicata la prima volta in una rivista di Milano, Il Nuovo Ricoglitore. E poi nel 26, 1826, pubblicata a Bologna in versi, che è la prima raccolta, appunto, le canzoni e i canti di Giacomo Leopardi. Questa fama dell'infinito arriva ai giorni nostri sempre più forte, e vedremo anche qualcosa di questa fama, qualche testimonianza che si può trovare anche facilmente su internet. Non sarò io a leggere questa volta, ma sarà Luca Valerio, che insegna lettere alle superiori, è un bravissimo lettore di propri altrui versi, presidente di Genova Voci, che della lettura in pubblico si occupa soprattutto, organizzando reading, eccetera. E quindi passerò ora la parola finalmente all'infinito a Luca Valerio. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma, sedendo e mirando, interminati spazi di rada quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente e viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar
ma è dolce in questo mare. Ecco l'ermocolle, con il primo verso iscritto sul muro, che sarebbe ormai il colle dell'infinito, non più il monte Tabor, che guarda a sud verso i monti Sibillini. E questo è il dipinto invece molto spesso associato alla poesia di Leopardi, Il viandante su un mare di nebbia del 1818, del romantico Caspar Davide Friedrich. Leopardi però non ha preso una scaletta per vedere il paesaggio, come guardare oltre la siepe, come questo signore di un'ironica fotografia, non si staglia sull'orizzonte ieratico, come questo giovine signore, e come in questa cartolina. Non è esattamente così, era in polemica con i romantici, ricordiamolo, a favore del classicismo, della cultura, dell'eredità greca e latina. Il cliché, del giovine romantico, compare nel video che è stato realizzato da, RAI e, Ministero Beni Culturali, a fine 2019, con la voce di, ben 22 cantautori italiani che recitano un verso dell'infinito ciascuno, ma anche il film di Mario Martone del 2014 non è esente da accentuare molto questo aspetto, che evidentemente è quello che viene percepito come più popolare e quindi più gradito al pubblico. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Non vogliamo con questo certo criticare l'interpretazione attoriale di Elio Germano. Poi ci sono altre iniziative popolari di cui si può trovare traccia su internet, come questa pagina web che racconta delle poesie di Leopardi affisse alle fermate dell'autobus nelle Marche. Oppure questo libro di traduzione in lingua lombarda da parte di Renato Ornaghi e delle poesie di Leopardi. A questo proposito, per tornare un attimo all'attualità, abbiamo chiesto a una nostra amica di Brescia di recitare l'infinito. Marianitto, l'infinito. L'infini a Montorfen. Semper cara go avu questa collina e questa scese, che da in scitanta parte l'ultimo orizzonte e il varda esclude, ma sedente miran, intermina, spazi de là da quella e sovruman, silenzi e profondissima quiet. Mi nel penser me fingi, doe per poc è il cœur me si spagura. E com'è il vento, senti passà per questi ram, mi quest, infini silenzios a quella vos, voco frontà e me regordi l'eterno, e in stagion trapassà e la present, e viva, e il son della lei, in sci tra quell'immensità se nega, e il me penser, e il naufragà le dolz, dentro Sempre quel caro mar. mi fu quest'ermo colle. E a questo punto Fu non possiamo della non stessa ricordare l'esecuzione questa siepe dell'infinito l'ultimo di Giacomo orizzonte Leopardi da parte di della Dustin stessa Hoffman, siepe con un certo accento nordamericano, per la regione Marche, passeggiando che appunto se ne è avvalso per interminati la spazi di là promozione del turismo nelle sue belle spazi di contrade. là da quella no, e sovrumani silenzi. E sormane silenzi e profondissima quiete. Chiuderemo con la lettura dell'infinito da parte di Carmelo Bene, completamente diversa da quella iniziale con cui abbiamo inaugurato questo video incontro,
Se quella era una lettura forte, dove lo stormir delle piante, dove tutto in qualche modo ha qualcosa di positivo, qui a parlare forse è l'annegato, il naufragato, la voce quasi dell'aldilà e il livido Carmelo Bene. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella, i sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura, e come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva è il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio. E il naufragar m'è dolce in questo mare. Con Carmelo Bene ci salutiamo e la prossima puntata, la quarta di Maledetta Primavera, sarà dedicata alla primavera più gioiosa. Usciamo dal dolore, dal pessimismo di Giacomo Leopardi, diciamo con una certa gradualità, perché la prima poesia probabilmente che leggeremo sarà un famoso sonetto, il 90 di Petrarca. Leopardi nel 1826 si stava occupando di lui, proprio al momento in cui venne pubblicato praticamente per la prima volta il suo libro, i suoi canti a Bologna. E quindi alla prossima, buona primavera, anche se un po' reclusa, maledetta primavera.